Da casette a casette, la tappa più attesa del Giro della Lunigiana 2018, la tappone di questa edizione della corsa a tappe che unisce la Liguria alla Toscana, un'edizione che sta regalando grandi emozioni con il belga Remco Evenepoel in maglia verde, Ministero dello Sport di leader della classifica generale, un Karel Vacek sfortunato nella prima semitappa, ma grande protagonista sia nella cronoscalata, dove è stato degno vincitore, sia nella tappa di ieri. Siamo con due delle colonne dell'organizzazione, Renato Di Casale e Marco Danese, per fare un primo bilancio su questa prima parte di giro. Renato, un giro che ha regalato grandi emozioni, tornati alle quattro tappe, e direi che i risultati si sono visti ieri, grande pubblico sul traguardo. Sì, siamo ritornati alle quattro tappe in ragione di uno sforzo importante della regione Liguria. Mi auguro che in futuro possa fare uno sforzo di questa natura anche la regione Toscana, che praticamente, voglio dirlo chiaramente, ci ignora, nonostante siamo in piena Toscana qua. Detto questo, credo che il primo bilancio sia un bilancio fortemente positivo, intanto perché abbiamo degli atleti di valore tecnico eccezionale. La squadra belga mi pare che ai primi tre in classifica, poi c'è Vacek per la Repubblica Ceca, poi troviamo qualche italiano. Beh, io credo che oggi ci sia la possibilità di dare battaglia, non so se rivoluzionare la classifica, ma sicuramente vedremo dei riposizionamenti importanti. Marco Danese, ieri una grande tappa, tanto spettacolo, abbiamo visto un Belgio molto molto forte. È lo squadrone da battere quest'oggi. Ma si sapeva in partenza perché io mi sono divertito a guardare la classifica dell'UCI dei sei ragazzi che sono venuti al Belgio. C'è il primo in classifica, il secondo in classifica e il nono, perciò era da aspettarselo. Poi avevo visto la Germania anche questa nazionale ha dei pezzi da 90, tant'è vero che Meyerhofer aveva vinto il Vertova e lo dimostrano che sono subito alle spalle dei belgi. Anche gli italiani, però, c'è da dire, si stanno comportando bene perché qualcuno ha avuto tanta sfortuna, tipo Tiberi. Perciò, diciamo che dal punto di vista tecnico è un grande giro e mi permetto di dire che quest'anno è ritornato anche un grande giro dal punto di vista organizzativo e delle tappe. Senti, qui c'è un comitato tappa molto forte, molto presente, però direi che i comitati tappa vanno ringraziati tutti. Guarda, dall'anno scorso, quest'anno e in futuro bisogna puntare molto sui comitati di tappa, devono essere il nostro punto di sostegno perché, come tu sai, le amministrazioni comunali o regionali, come diceva Renato, è difficile avere un appoggio economico molto forte, anche se quest'anno la Regione Liguria invece ha dimostrato con grande piacere il contrario. Però i comitati di tappa sono importantissimi e vorrei spendere due parole in particolare per questi delle casette, perché sono persone vere, sincere, collaborative e stanno dimostrando un'organizzazione eccezionale. Oggi credo che sarà uno spettacolo unico di tecnico e di pubblico. Renato, prima di passare al vivo della corsa, un ringraziamento. Abbiamo ricordato la Regione Liguria, tanti gli sponsor che vi sono a fianco, anche sponsor che vi sono a fianco nella squadra, nel Casano per tutto l'anno. Insomma, questi vanno ringraziati. Sì, ringraziamo tutti questi. Poi Luna Brasivi è il sponsor della nostra società ciclistica e a loro va un ringraziamento particolare. Ma voglio solo spendere una parola. Qui siamo di fronte a delle persone eccezionali che non si sono limitate a darci un contributo sul piano dell'organizzazione, ma l'hanno dato alla città di massa questo contributo, perché hanno provveduto a pulire e a fare ciò che purtroppo le amministrazioni comunali non sono in grado di fare, pulire e pulire. Oggi è un ambiente fortemente accogliente, speriamo che, vedo che forse il tempo ci dà una mano, contrariamente alle previsioni. Leonardo Marchetti, consigliere del Comitato regionale della Toscana, con Crescioli in maglia di leader dei giovani, un giro della Lunigiana positivo per il Comitato della Toscana che arriva qua con quali aspettative?
Ma difatti noi siamo contentissimi del risultato, perché vuol dire che le scelte ci sono state fatte per gli atleti per partecipare al Giro della Lunigiana, vuol dire che sono valide le scelte quelle che sono state fatte. Noi ci aspettiamo sempre dai giovani, difatti abbiamo la maglia bianca dei giovani, puntiamo molto sui giovani come comitato regionale, in quanto abbiamo visto gli stranieri che spingono forte e noi crediamo molto nei giovani. Giosuè Crescioli, maglia bianca know-how di leader della classifica giovani, è bello essere leader di questa classifica perché molti ragazzi che poi hanno fatto bene da secondo anno, qui a Lunigiana dal primo anno, hanno indossato questa maglia. Sì, ieri ero a 3 secondi dalla maglia, sinceramente credevo di poterla prendere con una scalata, poi non è andato come pensavo. Comunque ieri Guzzo non è riuscito a stare con i migliori e Zambanini ha forato e sono riuscito a prendere questa maglia. E questo è un obiettivo che mi sono prefissato da prima del giro e spero di conquistarla, dai. Da casetta a casetta è la tappa più attesa di questo Giro della Lunigiana 2018, si riparte quindi con la terza tappa della manifestazione organizzata dall'Unione Ciclistica Casano su 4 giorni di gara, la prova che assegna anche il trofeo Madonna del Cavatore, questo bel comitato di tappa che ha accolto a braccia aperte gli organizzatori della Lunigiana e anche tutti gli sportivi presenti quest'oggi. Si parte da Casette per poi andare ad affrontare per 3 volte il circuito attraverso le località di Massa, Montignoso, Marina di Massa, quindi Carrara, per affrontare la salita della Foce per ben 3 volte e poi il finale con l'ascesa invece al traguardo delle Casette. Si riparte con il titolare della maglia di leader della classifica generale, maglia verde Ministero dello Sport, Remco Evenepoel, che guida la speciale classifica e guida anche la classifica punti, lui che si è aggiudicato 2 vittorie, maglia blu Regione Liguria, classifica dei Gran Premi della Montagna, la maglia rossa Emilia Romagna, sempre sulle spalle del belga Remco Evenepoel. Classifica giovani, la maglia bianca know-how sulle spalle di Giosuè Crescioli. La classifica dei traguardi volanti, la maglia gialla Luna Abrasiv, invece vestita da Marius Meinhofer, l'atleta della Germania. La maglia riservata alla classifica stranieri, la maglia azzurra Città di Luni, invece ancora sulle spalle del belga Remco Evenepoel. Ovviamente indossate queste maglie, tutte quelle titolate del belga, il campione europeo, da il secondo in classifica in queste speciali classifiche. Giosuè Crescioli lo vedete inquadrato con la maglia bianca della classifica giovani, si muove dal centro delle casette per andare ad affrontare questa tappa che è anche la più lunga, 116 km, un chilometraggio importante per quanto riguarda questa categoria e quindi sarà sicuramente una tappa interessante. Si parte con una situazione in classifica generale che vede il Belgio decisamente protagonista con 3 atleti nelle prime 3 posizioni. Remco Evenepoel in maglia verde di leader, maglia verde Ministero dello Sport, con 48 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Ilian Van Wilder e 59 secondi sull'altro belga Xander Verlosen. Primo dei non belgi è il tedesco Marius Meinhofer in 4ª posizione. Intanto con le immagini ci troviamo all'ingresso del centro abitato di Massa dopo aver affrontato per la prima volta la salita verso la Foce di Carrara ed è subito uno degli atleti più attesi, Marius Meinhofer, l'atleta che si trova in 4ª posizione in classifica generale. Attenzione anche a Karel Vacek, dorsale 54 di gara, molto bravo vincitore della cronoscalata. Arriva anche Alessandro Fancello, arriva anche il leader della generale Remco Evenepoel, questi gli uomini davanti, c'è anche Van Wilder nelle prime posizioni, insiste però Meinhofer. Qui siamo al termine della discesa, situazione quindi abbastanza fluida in questa fase con il gruppo che viaggia compatto ma con gli uomini favoriti già tutti nelle prime posizioni, a testimonianza di come quest'oggi tutti vogliano far bene e vogliano
dare il massimo per ottenere il risultato pieno in questa che è sicuramente la tappa più attesa. Ieri nella seconda tappa, quella che si è conclusa a Fiumaretta, abbiamo visto in salita l'ottima prova non solo del belga, il due volte campione europeo Evan Peuel, ma anche di Karel Vacek, che lo ricordiamo è stato un po' sfortunato nella prima semitappa, quella con conclusione sul lungomare di Lerici, dove è scivolato quando si trovava al comando. Sempre nelle prime posizioni del gruppo Evan Peuel, lo vedete inquadrato, atleta che ha già dimostrato di andare fortissimo, ma attenzione a questo tentativo di allungo, è il dorsale 67, si tratta di Emanuele Anzaloni dell'Emilia Romagna, prende l'iniziativa in questo tratto di strada pianeggiante, su di lui prova a riportarsi Tommaso Nencini della nazionale italiana, si potrebbe quindi formare una coppia al comando della corsa, vantaggio comunque minimo nei confronti del gruppo, è un'azione che è appena nata, eccolo Tommaso Nencini, medaglia d'argento ai campionati europei dell'inseguimento a squadre. Spingono a fondo Anzaloni e Nencini, sono i due che stanno guidando la corsa, dicevamo vantaggio minimo, ma ci troviamo adesso in una fase interlocutoria di gara con il gruppo che ha già affrontato la prima delle tre ripetizioni della salita della Foce di Carrara e adesso si appresta ad affrontare il tratto pianeggiante che porta alla seconda ascesa al Gran Premio della Montagna. Anzaloni e Nencini si trovano al comando, con la nostra moto attendiamo i più immediati inseguitori, si tratta del dorsale di gara numero 28, è il tedesco Alexander Eiduk, inquadrato adesso dalla nostra telecamera assieme al dorsale numero 135 Marco Grendene. Questi due atleti si stanno avvicinando alla coppia che invece guida la corsa, Anzaloni e Nencini. Situazione che quindi vede la possibilità di formarsi un quartetto adesso in testa alla gara, quando stiamo per transitare dalla frazione di Turano, dove ogni 25 aprile si disputa il Gran Premio Liberazione Città di Massa, proprio con arrivo in questa posizione, e questo è il momento in cui Grendene e Eiduk si riportano su Anzaloni e Nencini, va quindi a formarsi un drappello di 4 uomini al comando della gara. Ancora quindi buona la cooperazione in testa, il gruppo ha una quarantina di secondi, anche qualcosa meno. Si pedala fortissimi, la media della prima ora è stata superiore ai 46 km orari, a testimonianza di come quest'oggi davvero ci sia tensione palpabile in gruppo. Ecco il plotone pilotato dalle maglie del Belgio. Vedete gli atleti del leader della classifica generale, ma attenzione anche ai tedeschi che stanno ovviamente facendo buon gioco per colui che si trova al comando. Andiamo anche a dare uno sguardo a quella che è la classifica generale, perché tra gli uomini al comando il tedesco non rappresenta per il momento un problema per quanto riguarda la classifica generale, ma sicuramente la Germania cercherà di favorire l'azione del proprio battistrada, anche se in classifica generale Heiduk ha un ritardo di oltre 7 minuti. Seconda ascesa verso il Gran Premio della Montagna della Foce, con il quartetto che ha intanto avvantaggiato notevolmente nei confronti del gruppo, adesso ha un margine di circa un minuto primo nei confronti dei più immediati inseguitori. È il corridore della Germania che sta facendo l'andatura adesso, il nazionale tedesco caratterizzato dalla dorsale di gara numero 28, Heiduk. Assieme a lui abbiamo Emanuele Anzaloni, caratterizzato dal dorsale 67, Tommaso Nencini, che invece ha il dorsale di gara numero 15. Stiamo seguendo queste fasi centrali di corsa con ancora il nazionale tedesco a fare l'andatura. In questa azione fa presente anche Grendene, caratterizzato dal dorsale di gara numero 135. Sono tutti uomini lontani in classifica generale, hanno tutti un ritardo superiore ai 5 minuti primi nei confronti del battistrada, scusate, del leader della classifica generale, quindi non rappresentano per il momento un pericolo per Renko Evenepoel e per la nazionale del Belgio, che come dicevamo occupa le prime tre posizioni in classifica generale dopo le prime due giornate di gara in questo Giro della Lunigiana 2018. La gara a tappe riservata alla categoria Juniores, inserita nel calendario internazionale dell'Unione Ciclistica Internazionale,
si pedala da due ali di folla nel tratto finale di ascesa verso il Gran Premio della Montagna della Foce. Ancora gli uomini al comando che hanno un ottimo accordo, anche se molto del peso dell'azione sembra essere sulle spalle del nazionale tedesco Heiduk. Intanto cade qualche goccia di pioggia sulla strada. Heiduk ancora in testa, Nencini in seconda posizione, quindi Anzaloni in terza, Grandene in quarta. Questa la situazione, Anzaloni prova adesso a fare lo sprint per il Gran Premio della Montagna, non trova opposizione da parte dei suoi compagni di fuga, quindi Anzaloni si va ad aggiudicare il Gran Premio della Montagna della Foce. Secondo passaggio da questo GPM, e seguono anche gli atleti che fanno parte della fuga con Nencini, Heiduk e Grandene. Attendiamo il passaggio del gruppo pilotato dal leader della classifica generale Remco Evenepoel e poi via via tutti gli altri. Gruppo comunque molto allungato, stiamo entrando nel vivo della corsa, nelle fasi finali di gara. Un'andatura velocissima sin dai primi chilometri e a questo punto ancora una ripetizione della salita della Foce e poi il gran finale verso il traguardo posto in località Casette di Massa, in quanto sarà uno spettacolare finale verso il traguardo. Con la nostra sintesi siamo adesso nel centro di Carrara per l'ultima ripetizione dell'ascesa verso la Foce. Agli uomini che si trovavano al comando in precedenza si aggiunge un altro atleta della nazionale italiana. Lo vedete inquadrato con la nostra telecamera, il dorsale di gara numero 14 è Samuele Manfredi. Manfredi si aggiunge quindi ai battistrada che sono Tommaso Nencini, poi abbiamo con il dorsale numero 28 Kim Alexander Heiduk ed ancora con il dorsale numero 67 Emanuele Anzaloni e con loro il dorsale 135 Marco Grendere. Questi gli uomini al comando sono in 5 e dopo l'ingresso di Manfredi nella testa della corsa la fuga ha tornato ad avere un vantaggio nell'ordine del minuto primo. Continua quindi di ottima lena l'azione degli uomini al comando quando con la gara ci portiamo ormai nelle fasi finali di corsa. Ancora un passaggio dalla salita della Foce, poi la discesa verso il centro di Massa, la corsa che transiterà in zona cinquale per poi tornare nel centro di Massa ed affrontare il falso piano che porta agli ultimi 3 km di gara, dove inizia la salita verso il traguardo delle Casette. 5 uomini al comando quindi, 2 i rappresentanti della nazionale italiana, la stessa nazionale che ha conquistato la medaglia d'argento ai recenti campionati europei su pista. Si pedala in questa fase nel tratto in leggera salita che porta all'inizio vero e proprio dell'ascesa verso il Gran Premio della Montagna della Foce. Come vedete anche dall'autovettura di cambio ruota che si è posta alle spalle degli uomini al comando, il vantaggio è ancora buono, ma proprio in questo momento l'autovettura va a saltare i battistrada perché ci informa il servizio di radioinformazione in corsa che il vantaggio degli uomini al comando è sceso sotto i 40 secondi. Nel frattempo ricordiamo che stiamo seguendo le immagini della terza tappa del Giro della Lunigiana, la gara che assegna quest'oggi anche il trofeo La Madonna del Cavatore. Qui con me per commentare queste fasi finali di corsa, siamo sulla terza ripetizione della Foce, il quintetto degli uomini al comando, c'è Giuseppe Di Fresco, l'abbiamo sentito anche ieri, è una tappa che senti particolarmente tua, l'hai voluta fortemente, torna questo trofeo e torna in grande stile perché torna con una manifestazione internazionale. Sì, buonasera a tutti. Dopo 16 edizioni del Trofeo del Madonna del Cavatore, con una pausa di circa 10 anni, quest'anno abbiamo ricostruito questa gara e abbiamo trovato un accordo con l'organizzazione Giro Lunigiana. Abbiamo fatto la terza tappa, la tappa regina del Giro della Lunigiana, intitolata proprio Trofeo Madonna del Cavatore. Intanto alle spalle subito battaglia con Remco Evenepoel, il suo compagno di squadra nelle prime posizioni, vale a dire Verlosem, c'è anche Crescioli, uno dei tuoi pupilli, uno dei tuoi atleti come selezionatore della Toscana, ed è Giosuè Crescioli che qui fa l'andatura, si porta alla sua ruota, un altro degli atleti che non smette mai di stupire, Meyerhofer, insomma si entra nel vivo, i 5 al comando hanno un vantaggio che sta calando, anzi stanno per essere raggiunti, e a questo punto poca pianura e poi sarà subito salita verso il Gran Premio finale, ovvero le Casette. Attenzione all'allungo adesso di Evenepoel che praticamente sta riportando il gruppo alle spalle dei battistrada.
Sì, sicuramente è stata una tappa molto combattuta, perché anche oggi abbiamo avuto la prima ora 46 di media, quindi i corridori sono andati in battaglia. Qui siamo sulla terza asperità della foce e vediamo che si entra nel vivo della gara e i ragazzi stanno dando battaglia. Allora, sarà una battaglia finale importante. Evenepoel sta già dimostrando di andare fortissimo. Queste sono le sue salite, le salite forse più pedalabili, e però guardate con che forza sta spingendo in questa fase. Grendene, che faceva parte degli uomini al comando, prova in qualche modo a tenere il passo del battistrada, del leader della generale, che qui spinge un rapporto davvero lunghissimo. Sì, è impressionante, però come sempre vediamo la classe del campione europeo, come riesce a mettere tutti in fila, controlla perfettamente la gara. Io penso che oggi forse è l'unica tappa che lui pensa esclusivamente solo alla classifica generale. E vediamo infatti che Grendene alla sua ruota, poi Vacek, poi Mayhofer, questi sono gli uomini che stanno guidando il gruppo. Arriva anche Fancello, un po' mancato in questi giorni, il portacolori della Lombardia. Vedremo se oggi è una tappa che si addice alle caratteristiche di Fancello, se potrà essere davanti, ma guardate con che forza, con che determinazione sta spingendo Evenepoel in questo frangente. Siamo ormai in vista dello scollinamento, poi discesa alla pianura attraverso il centro abitato di Cinquale, quindi si tornerà ancora a massa e poi sarà salita finale. Descrivici un po' questa salita quando ormai siamo nelle fasi finali dell'ascesa della foce, anzi lo faremo più in tardi la descrizione della salita finale. Adesso andiamo a vederci questo tratto con tre dei grandi protagonisti. Quello inquadrato è Renko Evenepoel, questo è Karel Vacek, arriva anche Mayhofer, Rubino e poi tutti gli altri. Insomma, qui ci sono i grandi scalatori del ciclismo italiano ed internazionale. Sì, sicuramente. Io da notare, mi piacerebbe far notare la presenza delle persone sul GPM della foce. Hanno risposto bene al nostro invito e stanno onorando gli atleti veramente la tappa. Non è facile avere pubblico ad una gara a tappe juniores, perché le famiglie non sempre possono seguire gli atleti, anche perché molte di queste formazioni arrivano da lontano. In Lunigiana su questo il pubblico non manca mai. Sì, sicuramente Lunigiana è molto sentito nella nostra zona e poi penso che sia una delle gare più importanti al mondo, però un plauso va fatto veramente alla comunità delle casette che si è adoperata per fare questa tappa al 100%. Intanto vedete che si sta sganciando un drappello con il corridore in dorsale numero 30, Mayhofer, insieme a lui abbiamo Evenepoel, poi è la volta di Vacek, quindi Rubino, Fancello, abbiamo anche un altro atleta della Germania, poi è la volta di Van Wilder, poi Grendene e Frigo, questi gli uomini che si sono sganciati. Arriva adesso il gruppo che comunque si è ridotto, anche la foce che non è una salita impossibile, però tre volte, tappa lunga, 116 km, fa la differenza. Sì, e poi ricordiamoci che siamo al terzo giorno, hanno già fatto quattro tappe, sicché sicuramente gli atleti accusano un po' di stanchezza, però come abbiamo visto i migliori sono sempre lì davanti a sbattagliare. E battagliano verso il gran finale. Allora, adesso è il momento in cui siamo nei 5 km finali, ancora 2 km, poco meno, di strada pianeggiante o perlomeno in falso piano, e poi sarà salita. Questi sono gli uomini al comando, andiamo a vedere di chi si tratta. C'è il dorsale 27, è Gessner della Germania, assieme a lui c'è Mayhofer, il suo compagno di squadra con il dorsale numero 30, Karel Vacek per la Repubblica Ceca, per il Belgio sono in tre, c'è Renko Evenepoel, Ilian Van Wilder e Xander Verlusem, poi è presente con i colori e la maglia di campione italiano Samuele Rubino ed il suo compagno di rappresentativa Alessandro Fancello, sempre in testa. Abbiamo il migliore degli italiani fino a questo momento, vale a dire Frigo per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, Marco Frigo con il dorsale 76 e l'atleta del Veneto, vale a dire Samuele Carpene. Questi sono gli uomini al comando, adesso siamo in questo tratto di falso piano, poi inizierà la salita, descrivila. Sì, siamo in località Canevara, che è l'ultimo tratto in leggera pianura, poi la strada, gli atleti svolteranno a sinistra, inizieranno la salita delle casette, all'incirca sono i primi 2,5 km, una pendenza del 5-6, arriva anche al 7%, quando poi arriveranno all'ultimo chilometro svolteranno a sinistra e lì le pendenze arriveranno fino al 20%. Allora, spendiamo uno dei pochi attimi di pausa prima di questo gran finale per fare dei ringraziamenti. Il Comitato Tappa quest'oggi ha allestito, non solo quest'oggi, da qualche giorno, una vera e propria festa paesana con stand gastronomici, insomma tutto il paese è stato coinvolto.
Sì, è stato coinvolto tutto il paese, pensate che è ben una settimana che di loro iniziativa con puro volontariato hanno pulito tutta l'asperità delle casette. È un paese veramente che sente parecchio il ciclismo e un ringraziamento va anche al comune di Massa, in modo particolare all'assessore allo sport Leonora Lama, che ha creduto fortemente nel nostro progetto e siamo riusciti a concretizzarlo. Tu hai detto che Evenepoel pensa alla classifica generale, però non si risparmia mai, è sempre lì, sempre a tirare, sempre, lo hai detto bene ieri in telecronaca, è convinto dei suoi mezzi. Comunque anche Vacek non si tira indietro. Insomma, con tre atleti del Belgio lì davanti, gli altri potrebbero anche permettersi il lusso di non collaborare. È bello vedere questa immagine. Sì, sicuramente la sportività di questi atleti, però ripeto, secondo me lui oggi pensa esclusivamente alla classifica, perché l'arrivo sicuramente è più adatto a un Vacek, perché è un po' più esplosivo rispetto a lui, forse se la salita era anche un po' più lunga allora magari era un po' più adatta anche al campione europeo. Vacek, che ricordiamo non è tra i primi in classifica generale a causa di quella caduta nella prima semitappa con arrivo all'Erici, quando tra l'altro si trovava al comando, scivolato sulla praticamente colmità della salita, e comunque ha dimostrato, vincendo la tappa in salita a Castelnuovo Magra e poi essendo protagonista nella tappa di ieri con arrivo a Fiumaretta, specialmente nel tratto in salita del Gran Premio della Montagna, di essere uno degli uomini più in forma e quindi uno degli uomini da tenere d'occhio. Si rivedono due italiani che forse sono un po' mancati in questa fase di stagione, vale a dire Rubino e Fancello. Sì, Rubino, ho parlato proprio prima della partenza del suo direttore sportivo, ha detto che aveva messo un po' il cerchietto rosso in questa tappa e lo sta dimostrando. Fancello onestamente pensavo un po' meglio, sicuramente qui lo sconfitto tra virgolette sul campo è Vacek, perché se non casca sulla semitappa secondo me era l'unico corridore in grado di contrastare il campione europeo. E avete visto la Germania che, conscia dell'azione del Belgio di ieri, ha praticamente fatto la stessa cosa, vale a dire che Gessner ha rallentato facendo prendere qualche margine di vantaggio a Meinhofer. Se la tappa fosse stata in pianura a 2,5 km dall'arrivo poteva essere un'azione giusta e lo hanno dimostrato i belgi ieri, certo che con 2,5 km in salita non è che se si guadagna 50 metri poi non c'è quel vantaggio che si può avere in pianura, infatti i belgi con Verleusen vanno subito a chiudere. Assolutamente no, e poi ricordiamoci che l'ultimo chilometro se uno salta qui può anche perdere diversi secondi. Ed è Meinhofer quindi a fare l'andatura con Verleusen alle sue spalle, poi Gessner in terza posizione, Rubino in quarta, qui si inizia a salire veramente e qui vedete un tornante secco con la corsa che entra davvero nel vivo, eccolo qua, il corridore che tu hai detto anche ieri, te lo hanno venduto come un velocista, in salita comunque va forte. Ma veramente, poi ha puntato la maglia del GPM, io onestamente anche i ragazzi stesso che lo conoscono forse un po' meglio di me, perché atleti come Tiberi, Acco che hanno svolto attività internazionale lo conoscono, mi hanno detto che era un velocista e io onestamente non si è dimostrato un velocista in questo giro. Averne di velocisti così che vanno così forte in salita? Sì, infatti, veramente averne, però vediamo che è un ragazzo molto potente, va su con una pedalata abbastanza tonica, quindi sicuramente un atleta di spessore. Anche se, come dicevi, l'ultimo chilometro può favorire atleti più esplosivi, quindi potrebbe essere Vacek, Rubino, atleti che magari hanno la possibilità nelle salite dure veramente di fare la differenza. Passisti invece o da salite più lunghe come Evenepoel e Meinhofer potrebbero subire questi 800 metri finali che ricordiamo sono durissimi. Sì, sicuramente è un finale adatto a atleti leggeri e esplosivi come Rubino, come Vacek, come hai detto te, è un finale veramente esaltante. Sorpresa, o meno, forse no, per te, di questo giro, Marco Frigo, che sta andando fortissimo. No, Marco Frigo è un ragazzo che è stato costante, magari non è proprio un grosso vincente, però sicuramente è uno degli atleti migliori italiani che abbiamo. Entriamo nel vivo quindi con Meinhofer al comando, su di lui si riportano, questi sono due nomi importanti, Evenepoel e Vacek, attenzione si entra davvero ormai
nelle fasi conclusive di corsa. Sta per chiudere il belga in maglia verde, Ministero dello Sport di leader della classifica generale, terzetto al comando con Meinhofer, Evenepoel e Vacek. Questi sono un po' i tre che hanno animato tutto il giro della Lunigiana quando la strada è iniziata a salire. Adesso Meinhofer, forse anche per quelle caratteristiche da passista che dicevi, deve tentare magari di tenere il ritmo alto. Lo stesso Evenepoel, che quando c'è da tirare non fa mai un passo indietro. No, sicuramente lui veramente sta impressionando tutti, cioè lui quando va davanti tira, no, non sente ragioni e non bada se uno gli sta a ruota, non si risparmia, lui pensa solo esclusivamente arrivare al traguardo. Sicuramente è veramente un cannibale. Intanto dietro avete visto il drappello dell'inseguitore guidato dal belga Ivan Velvilder, che potrebbe chiudere perché non è ancora buono il vantaggio del terzetto al comando. Adesso Evenepoel in testa, seconda posizione per Vacek, ma dietro sta per riportarsi su di loro un primo drappello di immediati inseguitori, gruppo che ormai è tagliato fuori dai giochi, lo abbiamo già ripetuto, con adesso sempre al comando Evenepoel, alla sua ruota Vacek, terza posizione per Meinhofer e poi poco più indietro i più immediati inseguitori. Comunque sta tenendo alta l'andatura, forse questa è la strategia di Evenepoel, far sì che Vacek arrivi un po' più stanco all'attacco del pezzo duro. Sì, no, secondo me lo costringe a non scattare prima per perdere forse meno secondi, secondo me è molto intelligente, lo conosce molto bene secondo me Vacek, sa che in un arrivo così è un po' più esplosivo di lui e lui ha fatto quell'andatura in modo tale che lui non scattasse prima per cercare di perdere meno possibile. E adesso inizia il bello, inizia il tratto duro, intanto sono rientrati Van Wilder con Fancellu, con Carpene e con Gressner, questi gli uomini che hanno chiuso. Vacek, appena inizia il tratto duro, si porta in testa il portacolori della Repubblica Ceca e questo è un ritmo che fa male, spinge molto agile, questa è la novità di Vacek, attenzione perché sta soffrendo adesso Evenepoel, dicevo, questa l'abbiamo detto anche ieri, la novità di un Vacek brillante, esplosivo e agile. Sì, sicuramente ha cambiato un po' fisionomia negli ultimi due mesi e come potete notare sta facendo veramente la differenza. Questo qui adesso sul tornante a sinistra è il tratto veramente più duro dove la pendenza arriva al 20%. Tanto, tantissimo pubblico sulle strade del Giro della Lunigiana, è uno scatenato Karel Vacek che imprime un ritmo forsennato in questo tratto in salita, ha perso contatto e questa è la novità, il leader della classifica generale Remco Evenepoel, Vacek lì davanti, Evenepoel ha perso decisamente contatto, adesso arriva anche Fancellu alle spalle del battistrada, adesso ovviamente la strada verso il traguardo è ancora lunga, siamo a 500-600 metri dall'arrivo. Ma sono 600 metri lunghi perché qui la strada non cala fin sul traguardo. No, qui scende leggermente in pendenza ma dal 20 va al 17-16%, quindi è impressionante l'azione che sta facendo Vacek. Sempre seduto sui pedali, rapporto agile, lo abbiamo detto, era una dei suoi problemi, 500 metri al traguardo andava sempre molto duro e spesso finiva l'energia troppo presto, ha cambiato, qualcosa è cambiato nel ragazzo della Repubblica Ceca che vi ricordo in Italia milita con la maglia del team Giorgi e adesso sta pedalando fortissimo, sempre molto molto composto Karel Vacek, continua il pubblico delle grandi occasioni, lo vediamo inquadrato, salutiamo Beppe Di Fresco e noi continuiamo a seguire questo finale con Karel Vacek al comando, qualche metro di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori, applaudito dagli sportivi delle casette, stiamo ormai per entrare nel rettilineo conclusivo, dietro abbiamo detto Fancellu, Evenepoel, questi sono gli uomini che stanno guidando l'inseguimento, ma ormai si punta ovviamente a perdere il meno possibile, non è in dubbio, non è in pericolo la maglia di leader della classifica generale di Remco Evenepoel, una finale davvero spettacolare quest'oggi con Karel Vacek ormai impegnato negli ultimi metri di questa ascesa verso il traguardo delle casette, il folto pubblico lo sta già applaudendo sul rettilineo finale, gremito a festa, 200 metri conclusivi per Karel Vacek, continua a spingere nella propria azione il portacolori
della Repubblica Ceca, entra nel tratto transennato, gli applausi sono tutti per lui, Karel Vacek, tra due ali di folla sul traguardo delle casette, 100 metri alla conclusione per il ragazzo che milita nel Team Giorgi quando corre con le squadre di club. Eccoci ormai nei 50 metri conclusivi, spettacolare questo finale con un grande Karel Vacek che è riuscito a staccare il leader della classifica generale Evene Pöhl, quindi Karel Vacek va a conquistare il successo subito assistito da parte degli organizzatori, seconda posizione per Fancellu che chiude e poi arriva Evene Pöhl e poi è la volta di Van Vlierden e poi è la volta di Gessner, insomma uno spettacolo finale, arriva anche Mayhofer e via via tutti gli altri, mantiene la maglia di leader della classifica generale il belga Evene Pöhl e domani l'ultima tappa a chiudere questa edizione 2018 del Giro della Lunigiana. Karel Vacek, avevi vinto la cronoscalata, avevi detto spero di fare un'altra intervista come quella, eccoti qua, oggi vittoria importante. Sì, giusto, allora ho visto che anche Remco ha pubblicato che lui ha vinto la prima tappa come scalatore, una tappa per velocisti, e avevo detto, e Remco un scalatore, ho detto vediamo chi è il scalatore. Ho vinto le due tappe in salita e adesso si vede chi è il vero scalatore. Un po' di rammarico a questo punto c'è per quella scivolata della prima tappa, perché senza quella scivolata saresti in classifica generale. Sì, vabbè, non si può fare niente, cioè guardiamo avanti, quello che è successo non si può fare più niente, cioè è successo, ho sbagliato, ma guardiamo avanti e queste due tappe che ho vinto finora sono una grande soddisfazione anche per la caduta e per la classifica generale che purtroppo vediamo, ma cioè, non, è molto probabile che non riesco più a vincere questo giro. Finiamo con un ringraziamento, ormai sei di casa qui in Italia, un ringraziamento va anche a chi ti permette di correre tutto l'anno. Certo, la dedica e cioè, il grande grazie va al Carlo Giorgi, al nostro presidente del team Fratelli Giorgi, è lui che mi fa correre qua in Italia, che mi aiuta tantissimo e la gara, queste due vittorie voglio dedicare solo a lui e nessun altro. Remco, dopo la tappa di oggi sai per certo che Karel Vacek è un atleta da tenere d'occhio al campionato del mondo? Sì, lo sapevo già prima, so che è un ragazzo molto forte quando le salite sono molto ripide come oggi, infatti non è proprio il mio terreno ideale questo, però sono contento della gara che sono riuscito a fare, non avevo i rapporti ideali, sono salito con un 39-28, forse serviva un rapporto un po' più agile. I ride with a 39 and a 28, so it's not really good for steep climbs like this. Adesso manca solo la tappa di domani e cercherai di portare la maglia di leader fin sul traguardo finale. Sì, ho ancora un vantaggio buono nei confronti dei diretti rivali, quindi sono abbastanza positivo per quanto riguarda la classifica generale. Domani ultima tappa, cercheremo di difendere la maglia, ma cercheremo ancora di lottare per il successo parziale nel successo di tappa. Alessandro Coppola, una grande tappone del Giro della Lunigiana, tanto pubblico, un comitato tappa fenomenale, è una giornata da ricordare oggi. Ma devo dire la verità che io questo l'ho già detto anche in varie conferenze stampe, questa era certamente una tappa eccezionale, la paura era per la pioggia, abbiamo avuto la fortuna che non c'è stata pioggia se non quattro gocce e basta. E quindi era evidente che questa era una tappa che segnava il giro secondo me e che è bellissima, poi il pubblico l'avete visto lungo le strade, sulla foce, qua, era immenso. Eleonora Lama, assessore del comune di Massa, la frazione Casette vestita a festa per questo grande evento. Sì, la frazione Casette ha fatto il massimo, si meritava questo evento, si meritava un riconoscimento prestigioso, la presenza dell'amministrazione qua, come ho avuto occasione già di dire, ma ci tengo a ribadirlo ancora una volta, la frazione di Casette si è distinta per ospitalità innanzitutto e organizzazione, è stato fatto tanto unitamente all'amministrazione, ma è stato fatto veramente tanto in termini di decoro, di pulizia, quindi grazie agli abitanti di Casette che hanno accolto questa tappa al meglio di quello che potevano, hanno fatto tanto e quindi si meritano veramente un giorno di festa, il tempo ci ha assistito, la gara è stata meravigliosa,
La salita è stata impegnativa, il tratto finale, quindi veramente tanti complimenti a tutti, ai partecipanti, alla categoria juniores e agli abitanti di Casette. Grazie. Ruggero Ricci, gli sportivi delle Casette hanno accolto il Giro della Lunigiana, un grande risultato organizzativo per voi, tanti ringraziamenti da fare. Sì, certamente, oggi è una bellissima giornata di festa, una bellissima giornata di ciclismo. Che dire, Casette penso che abbia risposto alla grande a questo evento. Ci sarebbe a questo punto, come si usa sempre fare, dei ringraziamenti. Prima di tutto vorrei ringraziare gli organizzatori del Giro della Lunigiana che ci hanno dato l'opportunità di riportare a Casette un grande evento come oggi. E poi vorrei ringraziare il paese di Casette che in questi ultimi giorni ha lavorato duramente per accogliere questo Giro. E per ultimo, non per ultimo perché è meno importante, però perché senza i nostri sponsor oggi questa grande festa non sarebbe stata qua. Li ringrazio fortemente e spero che anche il prossimo anno siano al nostro fianco per continuare nel nostro percorso. E se me lo permetti vorrei fare una piccola dedica, se mi riesce. Vorrei dedicare questa corsa al piccolo Edoardo, un bambino qui di Casette che poche settimane fa ci ha lasciato e è volato in cielo. Grazie.